voli. L'ospite qua a fianco a me è proprio il mitico Arwen. Dov'è? Titolare, cioè dopo 2 anni voglio... Infortunio? Spera di no. No. Ah sì, fermo. Dai, ma è una barzelletta quest'uomo, signore. Federica Zille, vediamo che cosa fa la Cremonese. Disperato Pogba. Il gioco si ferma. Andiamo alla Federica, Fede. Sì, Pier, proprio su questo tentativo di tiro di Pogba si è fermato subito, ha messo ecco le mani sul viso. Insomma, non si capiva inizialmente se fosse per aver sbagliato la conclusione o per un problema al ginocchio. Era un attirato così forte, cioè era un cross. Sì, infatti, sul ginocchio sinistro. Aia, ragazzi, ho visto Pogba come se zoppicava, eh. Aia! No. Non so se è una mia impressione, l'ho visto fare un movimento strano. Eccolo qua. È a terra. Eccolo qua. Eccolo qua. L'ho visto quando ha fatto il cross. Ho visto un movimentino strano. Quanto cazzo ne so io, ragazzi. Ma io me lo immaginavo. Aveva previsto Daniel Gogliocobbo. Muscolare. Problema muscolare. Pogba zoppica. Pogba si è fatto male. Pogba a terra, ragazzi. Si è fatto male, disperato Pogba, ragazzi. Io sono 2 minuti indietro da voi. Ma non è possibile, sì. Chi l'avrebbe mai detto? Chi l'avrebbe mai detto? Cosa del genere? Un giocatore che non parte titolare da 390 giorni, da 13 mesi. Tra l'altro, fino a questo momento avevamo avuto una bellissima attrazione per il pubblico, non so se avete visto, ogni tanto la telecamera li inquadra e vengono mostrati sul maxischermo e ridono, è stata un'attrazione fantastica, ringraziamo la Juventus per l'entertainment. Simona, però ho provato io 5 stile la bella parola Vlahovic, vediamo cosa rimane. È vero, cioè vai a giocare tu così. Un'altra volta il ginocchio, probabilmente. No, muscolare. Ah, un muscolare. Sì, ma com'è una coscia. Entra Milik. Ma perché Milik c'entra Milik? Ragazzi, siamo sempre lì. È un giocatore da non prendere. Guarda, si è fatto male per dare di calcio al pallone. Ha sentito il crack. No, Pogba si è spaccato, ragazzi, apposta. A posto. Ha giocato troppo Pogba, ragazzi, 20 minuti e si è spaccato Pogba. Mannaggia ragazzi. Si è fatto male Pogba. Ma io non ho parole, ma siamo dei dilettanti. Si è fatto male Pogba. Non ci credo. Cioè non ci credo. Me l'aspettavo più che non ci credo. Ma va. Ma dai. Il punto è che è normalissimo, il problema è che è normalissimo. Piange, eh? Pogba sta piangendo. No, ma guarda come piange, raga, mi si spezza il cuore, piango anch'io. Ma bro, anche a me. No, è andato negli spogliatoi, hai visto? Ma questo qui c'è già la maglia, bro, ma non c'entra. Quando ti fermi al ginocchio cammini quanto vuoi. Però appena poi accenni un attimo la corsa, ce lo può. No, ma non è il ginocchio, eh. Sì, ginocchio. Mi sembra il quadricipite. No, secondo me è ginocchio, anche perché aveva già avuto problemi. Se è ginocchio, allora è traumatico, non è un problema di tiro. No, e dimmi quali sono i meriti di Allegri, dai. Ancora la Cremonese. Dimmi quali sono i meriti di Allegri. Tu mi dici quali sono i meriti di Allegri? Che meriti ha Allegri in questi 2 anni alla Juve?
e io taccio per sempre. Chiesa, contro piede. Chiesa, contro... Non è fuori, merda. Ancora Chiesa, lo punta. Entra nel video, Chiesa. Fagioli! Gol! Fagioli. Sì. Gol di Fagiolino! Gol di Fagiolino! Chiedete scusa a Fagioli! Chiedete scusa a Fagioli! Oh, Federico! Bello! Sì! Nicolò! Che gol ha fatto! Il gol dell'ex! Bravo! Madonna, che gol ha fatto, bro! Gli ha sfondato la porta! Attenzione, Chiesa, la serpentina, dribbla tutti, poi lo scarico per Fagioli, tiro, gol! Ancora lui! Nicolò Fagioli, su assist di Chiesa, il piattone dentro, nella posizione giusta, oh, esultiate, gol! Non li fa giocare per punizione, poi entra e gli fa il gol. Cioè, questo veramente e lui beve adesso il drink di Allegri sul gol di Fagioli, grande! Abbiamo chiuso la partita! Per una volta nella vita non passo 10 minuti col culo stretto! Vamos! Comunque, gol 2-0. Preciso! Bravo, è tornato il difensore più forte della Serie A! Gleison! Gleison! Breve! No! Vamos! Sì! Andiamo! Vamos! 2-0, finalmente! Ora sono più tranquillo! Meno male, veramente! Segnato il numero 3! Vita! Vittoria importante, vittoria importantissima, vittoria cruciale, vittoria essenziale, vittoria stupefacente, vittoria pazzesca, vittoria fuori di testa, vittoria esorbitante, forse la miglior partita di sempre della storia del calcio, tra l'altro, in generale, vittoria per tutti tranne per noi che non abbiamo ancora, non abbiamo ordinato da mangiare.